Allora, stavo pensando, no? Qualcuno mi chiedeva, Robby, ho fatto qua, ho fatto là, l'ho installato, ma non vedo niente. Il discorso dell'installazione. L'installazione la fa Peppino e Marietto. La fanno tutti l'installazione. Il problema dei prodotti, dei kit LED, di tutto quello che è il mondo nostro di illuminazione, non è l'installazione che la fanno veramente tutti. Sono le regolazioni. Ho fatto un sacco di video sulle regolazioni, anche sui social, tipo Instagram, TikTok, Facebook, rimpalzo anche i post, le storie, dove comunque faccio vedere le regolazioni, cosa viene fatto, cosa non viene fatto. Andiamo a vedere più nel dettaglio che cosa intendo io per regolazioni, ok? Andiamo a vedere. Allora, qua abbiamo una Volkswagen Tiguan. Con il ZS2 è ormai un prodotto stracollaudato, un buon prodotto, solido, compatto, senza centralina, devo dire, comunque fa il suo bel lavoro. Allora, vediamo già subito il discorso regolazione. Regolazioni possono essere sul faro a parabola e lenticolare in angolazione, no? Ok? Per esempio questa ghiera non ha la possibilità di angolare, perché ha i pin, ok? E poi abbiamo la possibilità di poter inserire, ruotare, cavo elettrico verso il basso e LED che devono guardare destra, destra, sinistra, ok? Qui non abbiamo regolazione laterale, chiamiamola così, abbiamo solo la regolazione che poi vi faccio vedere, quella up and down dalle viti della macchina, ok? Andiamo a vedere un altro prodotto che è il kit radiator o B-radiator, in questo caso il B-radiator. Qui abbiamo invece una regolazione a 360 gradi, come anche il kit Apollo, come anche il kit mono LED e altri prodotti comunque della ReWorld Italia. Qui abbiamo una cassetta H18, H18 perché abbiamo il mezzaluna mangiato, chiamiamolo così. Si toglie la ghiera, ok? Vedete gli UR, antivibrazione, e la ghiera, lei ruota. Vedete? Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che posso fare una simmetria più precisa. L'asse, ricordiamo che deve avere il baffetto sempre verso destra, perché a destra abbiamo i cartelli stradali. Va bene? Quindi il discorso regolazione è fondamentale proprio per questi motivi. Quindi tu installi, va bene, ma la regolazione è ancora più fondamentale rispetto a un'installazione, perché un'installazione fatta in mal modo abbiamo un problema sulla frenania, soprattutto su prodotti di grande spinta tipo il B-Radiator Radiator, ok? Andiamo a vedere adesso un po' di assi, per esempio del ZES, senza regolarlo laterale. Allora, non mi stancherò mai di dirlo, modifica il tappo originale oppure al nostro doppia bolla, chiamiamo così, col nostro tessuto filtrante, vedete? Questo è quello originale, esterno è adesivo, si viene poi a tagliare e si va a togliere per esempio l'appiccicaticcio che c'è interno perché potrebbe incollarsi sul dissipatore, ok? Mi raccomando. Allora, vediamo già subito l'assetto del ZES su faro a parabola. Ricordiamo che Volkswagen ha una piccola, diciamo, un piccolo neo, che è quello del otturatore davanti a forma di Volkswagen, con simbolo Volkswagen, che crea un po' di problemi sul kit LED. Qui comunque la simmetria ce l'abbiamo, il punto focale ce l'abbiamo e la visione anche. Vediamo un attimino, il destro, che è quello che potremmo leggermente alzare di qualche centimetro, potrebbe essere più in alto rispetto a sinistro. L'impostazione in mezzo oppure a 1, ricordiamo che 0, 1, 2, 3, 0 in alto, i numeri tendono ad andare in basso. Andiamo a vedere la regolazione manuale che si può fare, andiamo a vedere. La vite, chiamiamo vite senza fine, no? In plastica, quindi attenzione quando la andate a ruotare orario o antiorario, in questo caso io per poterla alzare vado in senso orario, ok? Mi raccomando, orario, spero che sapete cos'è l'orario, quindi in senso della lancetta degli orologi, ok? Così l'alziamo. Ricordiamo che il sinistro non va alzato tanto perché creerà dei problemi a quelli di fronte, quindi andiamo su un riferimento che ho fatto io di circa 3 metri dal mio pavimento e 70 centimetri di altezza che vedete sulla Clare, quindi andiamo leggermente un po' più bassi. Ricordiamo che l'impostazione di questa macchina che vi faccio vedere è a 3 perché è elettronico. Andiamo circa 70 centimetri e possiamo leggermente alzare per esempio il destro che non crea problemi. Andiamo a vedere il destro. Eccolo qua sempre anche l'altro faro. Alcuni fari hanno anche left e right, quindi abbiamo destra e sinistra. In
In questo caso abbiamo soltanto la vite, quella di up and down, su e giù, ma a noi ci interessa solo il su e giù. Ecco perché alcune macchine che non hanno il destro e il sinistro, il kit che ha la regolazione angolare, possiamo lavorare con maggiore qualità, soprattutto su un faro magari a parabola o lenticolare, per poter spostare il fascio di luce più verso i cartelli stradali a destra. Vedete? Vedete che va giù? Vedete? Ok? Noi ci interessa tirarlo su, ok? Non di tanto, va bene. Ricordiamo che qualche centimetro su strada sono qualche metro, quindi sono unità di misura, sono abbastanza piccole per poi avere in strada molta più ampiezza. Ragazzi, un video proprio molto molto spiccio, molto molto semplice, per poter dare maggiori informazioni a tutti. A prescindere dal prodotto, che può essere mio o comunque altri prodotti, la regolazione è fondamentale. E la regolazione, ahimè, non siamo tutti capaci di poterla fare, o comunque avere l'occhio tecnico per poter regolare qualsiasi prodotto alla perfezione. Perché, come diceva Pirelli, la potenza è nulla senza controllo, è proprio assolutamente, fa scuola anche nel mio settore. Quindi hai il miglior prodotto, più potente del mondo, ma se non lo fai, non lo inserisci in bene, non lo, diciamo, regoli alla perfezione, non serve a niente. Quindi mi raccomando, avevo detto anche il discorso nel precedente video, le candele, quindi avere il prodotto corretto che deve dare luci su tutti i punti delle famose angolazioni a livello tecnico. Quindi il miglior prodotto, la potenza massima, poi non viene sparata nei punti giusti, ma che prodotto del cavolo? No, non è il prodotto del cavolo, non è stato regolato bene. Poi c'è anche il prodotto del cavolo, come si dice, o della carota, però non è il nostro caso in questo caso. Ah, che gioco di parole. Bene, signori, come sempre, Elettro Discount. Chiaramente un bel like e condividi sempre il mio video per dare informazioni a tutti quanti. Io, RGC, il mio hashtag, Roberto Gaglierician, YouTube, Instagram, Facebook, i miei quattro canali, le mie dirette live 18:30, sempre sui quattro canali. Elettro Discount, un bel like su Facebook, San Zeno Allambro, via Primo Maggio, Civico 16, il telefono fisso 02 98 26 0207, ovviamente lo shop online, shop.elettro-discount.com. Ragazzi, al prossimo video mio o dell'azienda di Group SAS. Ciao!